Vi siete mai chiesti quanto guadagnano i vostri atleti preferiti? Io è da quando pratico mountain bike che vedo tutti gli atleti come delle rockstar e di conseguenza pieni di soldi. Ma a differenza di tanti lavori, su YouTube non si trova nulla a riguardo. Dopo una marea di anni che lo faccio di lavoro, anche se non sembra, parlare di soldi nella mountain bike è proprio un tabù. Ma oggi siamo al Crankworx Rotorua, primo evento del 2023, e voglio proprio parlarne con i rider per vedere le loro reazioni e per vedere veramente se sono delle rockstar. Per farlo però ho in mente un giochino un po' particolare. Avete presente il gioco dell'obbligo verità? Verità corrisponde alla domanda fatidica: quanto guadagni? Ma l'obbligo, guardate cosa mi sono portato. Chi se li ricorda questi qua, ragazzi? Sono gli occhialetti che danno la vista da ubriaco e li obbligherò a fare un trick con questi addosso. E siccome sono da solo, per farlo mi aiuterò con la Insta360 X3 messa sul petto con la cesti, in modo tale che così non mi perdo nessun loro movimento. Pupo, can I do a quick interview with you? Ah, you want to do too? Let's do it together. Buongiorno. Ok, Huppy and Gozzi. Buongiorno. The boss, Nicolai. Griff Paulsen. Nothing cool. No. Solo una semplice domanda per entrambi: obbligo o verità? Oh, wow. Sono curioso di vedere che obbligo mi farai fare. Quindi, obbligo. E tu? Io verità. Quanto guadagni all'anno? Oh, cazzo. Non so se possiamo dirlo. Non abbastanza. Sì, però, cioè, hai detto verità. Tu hai detto verità, amico. Verità. Amico, non lo so. Devo fare due calcoli. Ti dirò. Siamo sui 200.000. Sì, 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 di sicuro. Ok. Quindi sì, sto bene. Ok, perfetto. Quindi, siccome tu non ci vuoi dire la verità, prendi la tua bici, mettiti questi. Oh no, gli occhiali da sbronzo. Oh no, vado a prendere la mia bici. Devi fare un holly bar, con quelli. Oh my god. Oh my god. È difficile, Ma devo fare bar spin. It's much, you're gonna be fine. Oh yeah, oh yeah! Oh my god! The champion! Obbligo o verità? Verità. Cosa? Obbligo o verità? Verità. Entrambi avete detto verità. Quindi, quanto guadagnate all'anno? So I should say the number? The number? No, non posso dirlo. Quindi adesso, Uppi, prendi la tua bici e vieni qua. Mettiti questi e fai un holly bar spin. Bro, non ce la posso fare con sta roba. E tu? Potrei dirti circa 150.000. Ok, perfetto. Obbligo o verità? Truth. Nice. Quanto guadagni all'anno? Dovrei calcolarlo, non so. Quanti, cazzo, non lo so. Intendo dalla mountain bike. Un paio di centinaia. Più di 200.000? Yes. Ben T, un principiante nel tour. Obbligo o verità? Dare. Prendi la bici e devi fare holly bar con questi. Oh my god. Oh my god. No, non ho equilibrio con sta roba su. Quindi gli holly bar. Oh mio dio. In realtà tra voli e spese varie non guadagno niente quasi. Però ci stiamo lavorando. Perfect, thank you Ben. Obbligo o verità? Mi sa che provo con obbligo. Quindi? Cos'è sta roba? No, li ho visti online. Wow. Prova a farti un giro qua attorno. Sembra di essere ubriaco per davvero. Mi sembra di sboccare quando li metto su. Ma mio manubrio è... piegato? No, no, ne vedo due. No fucking way. Praticamente stai facendo Johnny. Ma no, pensavo di essere lontanissimo dalla panchina. Questo era l'obbligo, però ti devo chiedere anche la verità. Quanto guadagni all'anno? Oh. Non so se voglio dirlo alla gente. Dai, il totale. No, non te lo dico. Ma noi vogliamo la verità qui. Tutti che scelgono obbligo, ma noi vogliamo la verità. Obbligo. Verità. E circa 110.000. 40? 40.000 sterline. Sì, ma vuoi fare anche l'obbligo? Non so fare bar spin. No, devi farlo. Hai detto obbligo, quindi devi fare bar spin. Stavo mancando le mani. Anche con un occhio chiuso c'è il manubrio stortissimo. Bello difficile. Ok, però adesso puoi fare il trick. Mi sa che provo a fare un chicken bar. Oh, è impossibile. Verità. Quanto guadagni all'anno? Non lo so di preciso. Exactly. Ma noi vogliamo i numeri. Con sponsor, bonus, premi. Tutto. 350.000 euro? 350.000.
Sti cazzi. Complimenti. Really good. Verità. Io dico sempre la verità. Quanto guadagni all'anno? Non tanto e non abbastanza per quello che facciamo. Sì, però noi vogliamo sapere i numeri qua, eh. Bro, non so se posso parlare di numeri. Sì, però hai detto verità, ma non ci stai dando dei numeri. Sì, hai ragione. Alla fine non ho detto la verità. Sì, penso che manterrò il segreto. Quindi, tenga pure. Se proprio vuoi sapere il mio stipendio, non prendo un grosso stipendio, anche perché le tasse francesi sono un sacco. Quindi non vado oltre 2000 al mese. Mi sa che te lo richiederò quando diventerai un rapper full time. Sì, quando prenderò soldi dal rap, ti dirò tutto e ti inviterò pure al tour. Invite you on tour. Ok, thank you. Raga, spero che questa piccola intro con i rider vi sia piaciuta. È stato difficile cavargli le parole fuori di bocca ai rider. Interessante sapere le cifre di alcuni. Peccato che non per tutti siano riusciti ad arrivare a una conclusione, perché chiaramente i big dog rimangono molto riservati. Quindi raga, lasciate un like, tanto per se non l'avete ancora fatto, e iscrivetevi. Ora sono in cima al course, e siccome il course ve l'ho già fatto vedere nel dettaglio lo scorso anno è cambiato leggermente, adesso vi farò vedere le modifiche al course, sempre con la mia Insta360 X3, utilizzando sulla camera la modalità lente singola. Perché essendo lei 360, quindi avendo lente davanti e dietro, io posso tranquillamente passare dalla modalità 360, che era quella che stavo utilizzando con i rider, alla modalità lente singola, quindi o davanti oppure con un tasto passa dietro. Ragazzi, drop e prima hip, dove sono in cima io, sono rimasti invariati. Hanno modificato questo salto qui alzando un pochettino la rampa. Anche il wall ride rimane invariato, ma la vera novità è questo boner. Qui c'era una passerella di legno con un drop che hanno totalmente rimosso e sostituito con questo owner log. Hanno detto che è 45 gradi di dipendenza. Infatti raga, è verticale, non so se renderà. Ah, e tra l'altro qui vedete ancora tutta la terra smossa, perché chiaramente devono finire il course. PS, stamattina ci dovevano essere le prove, eh? RIP. Finalmente hanno modificato sto tronco inutile e hanno fatto anche questa salita di legno. Appoggiarsi qua con tutte e due le ruote e saltar di là non è così easy, raga. Tutto il resto del course è identico. Non so se mi seguite su Instagram, ma appunto nelle storie ho spiegato che sono alternate a sto giro, purtroppo sono riserva, quindi posso partecipare al contest solo se qualcuno non gira. Quindi farò le prove, farò tutto, ma raga, lo vedremo all'ultimo se potrò girare o meno. E capite perché magari gli scorsi anni magari ogni tanto cercavo di rimanere più safe. Se rischi e cadi, perdi punti in realtà. Invece se fai un risultato medio, rimani dentro il tour e continui a fare le tue gare come al solito. Io comunque raga mi rimbocco le maniche e giro come se dovessi fare il contest. Pensavi di vedere subito il course? Oh cavolo ragazzi, anche noi volevamo girare subito sul course. Il course alla fine, i primi giorni, non è mai pronto. Non hanno battuto gli atterraggi. Ci hanno detto che potevamo girare solo negli ultimi 3 salti in fondo. Infatti abbiamo fatto tutti qualche giro. Per fortuna abbiamo fatto comunque un mega treno per il pubblico, tutti i rider del Crankworx, ed è stata veramente una figata. E di conseguenza io mi sono messo lì a fare un po' di test con la X3. Infatti a casa avevo comprato un frame stampato in 3D per poterlo usare in orizzontale, non in verticale. Utilizzando la modalità a lente singola, quindi non filmando in 360 ma solo una lente, ha un grand'angolo veramente ampissimo e le riprese che ho fatto mi piacciono veramente tanto, perché si riesce a vedere praticamente tutto, la bici quasi completamente, si vede benissimo anche cosa arriva davanti. E oggi, se magari ci facessero il piacere di aprire tutto il course, cercherò di farvi qualche ripresina particolare con lei in modalità 360. Ok, vediamo un po' come questo course visto in 360. Ah, si parte come al solito col primo drop. Fai una hip. Primo salto veramente grosso. Guarda, cannone. Calata tutta per il nuovo boner. Si arriva alla parte finale con la spina. Step down, bello grosso. L'ultimo salto, fare i trick della vita. Italian guys, I'm here. Thank you to Toto, the public from Toto. Ragazzi, con il vostro aiuto è riuscito a tornare anche questa volta a Rotorua, e solo grazie alle vostre donazioni, perché nello scorso video vi ricordo che abbiamo supportato grazie a un crowdfunding. Se non avete visto quel video ve lo lascio qui in alto. Thank you. Rats can shine. Joker's got silver lining.
sing songs in the wet rain. Walk ahead. È iniziata la battaglia col Cash or Barsby, ragazzi. Figa, che due coglioni. Che schienata che ho preso. Duro il landing. No, la secchina era bella simpatica, diciamo. In realtà niente di estremo. Però col fatto che tipo ho fatto quella mezza rotolata, è stata una bella schienatina. Tra l'altro stavo ciccando il casco. Il casco non l'ho neanche appoggiato per terra. E a proposito di caschi, ne approfitto per resettare un attimo la mente, perché ho imparato negli anni che ci sta a resettare la mente quando cadi. Ma soprattutto per parlarvi appunto del Bluegrass Legit Carbon, raga, che mi ha salvato la vita parecchie volte. Non so se ve lo ricordate, ma io proprio qui a Rotorua nel 2019 ho tirato una secca della Madonna. E quella volta lì il casco mi ha veramente salvato la pelle. Ma soprattutto anche dopo un impatto del genere mi ha permesso comunque di continuare a fare il contest. Non so se avete notato, tra l'altro, una chicca: per l'impatto mi si era staccata la visiera. Infatti Bluegrass ha proprio progettato visiera morbida, pieghevole. Oltre a essere pieghevole, se prende un impatto forte lei si sgancia, e volendo chiaramente, se prende un impatto ancora più forte, si toglie completamente, perché qui vedete. Il fatto che si sgancia è pensato proprio per evitare movimenti strani del collo durante l'impatto. L'aggancio è molto solido, infatti io quando attacco una telecamera, in questo caso la Insta X3, l'aletta è completamente solida e non si muove per niente. Poi chiaramente un altro aspetto da sottolineare di Bluegrass è che, vabbè, ovviamente ha la tecnologia MIPS, ma la cosa figa è che la visuale l'hanno creata apposta molto ampia per permettere chiaramente inserimento di ogni tipo di mascherina. Soprattutto hai tutto il campo visivo libero. Questo è perfetto per i trick, in modo tale che in aria io posso girare gli occhi e lo stesso capire cosa sto facendo in aria. Come al solito i prodotti dei miei sponsor, raga, li trovate in descrizione. Ora però cerco di rimettermi un po' in sesto e di rimettermi a spingere. L'obiettivo è sempre cercare di migliorarmi. Madonna, dove sono andato? Le velocità stanno cambiando di brutto, che si sta indurendo, e quindi sono andato lungo in Africa. Ragazzi, è sabato sera, le prove sono ufficialmente finite. Io sono ancora alternate. Oggi c'è stato un momento che ho detto: oh, forse sono dentro. Perché alcuni rider, raga, stanno segnando veramente tanto e hanno cartellato di brutto. Devo essere sincero, durante tutte queste prove in realtà non mi sono spinto estremamente. È la prima volta che sono alternate dopo tanti anni. Non ho trovato tanta motivazione nel sendare trick, perché quando sei qui per farlo dici: ok, devo essere pronto per quel momento, e quindi ti gasi. In questi giorni invece, non avendo questo obiettivo, ero un po' perso sinceramente. Che in realtà da un lato mi fa capire che un pochino sono maturato, perché cadere per niente su questi salti non fa bene. Dall'altra comunque sono un po' deluso, perché venire fino a qui per non far niente, ecco. Però così è. Giorno della finale, mi preparo, faccio un po' di giri per riscaldarmi e per prendere feeling con la bici. La gente inizia ad adunarsi, a chiederti gli autografi, e la tensione pre-gara sale fino al momento della run. Ma questa volta, purtroppo, non è così. Quando tutti i rider sono in cima, io sono in basso, a guardarli, mentre tolgo le protezioni. Dovete sapere che spesso, prima della finale, mi chiedo: ma veramente tutto questo vale il rischio che mi prendo? Non era meglio essere tra il pubblico a guardare? Ora mi so rispondere. Io sono lì in cima perché mi piace sognare, mi piace essere uno di quei matti che tutti guardano con ammirazione. Dopo quasi 8 anni di Crankworks, questo è il primo che faccio da spettatore. Ma non fa male, perché durante questi giorni mi sono accorto che chiunque sia dentro questa competizione è perché si merita di essere lì, si merita della possibilità e ha lottato per ottenerla. E in questi giorni ho avuto molto tempo per riflettere. Se vuoi tornare in cima a questo sport, né i soldi, né gli sponsor o la fama ti abbrevieranno la strada. Devi solo volerlo tu. Ma io tutto questo lo desidero ancora?